Nokia ha presentato a Milano presso lo Space La Pelota quello che ha definito il primo vero Windows Phone. Nato dalla collaborazione tra Microsoft e Nokia, questo terminale vuole porsi tra gli smartphone top di gamma, con caratteristiche in grado di sfruttare al meglio il sistema operativo Windows, così da rappresentare un'alternativa ai concorrenti presenti oggi sul mercato. Fratello maggiore del Lumia 701, che non vedrà però il mercato italiano, il nuovo dispositivo di Nokia fa subito una bella impressione. Chassis elegante di materiali plastici ma talmente ben assemblati da dare l'impressione di un dispositivo robusto e solido. Uno schermo da 3,7 pollici AMOLED ricopre quasi totalmente la parte anteriore del terminale, con tre tasti touch per accedere alle applicazioni e navigare all'interno dei menu e nel browser. Il lato posteriore, altrettanto pulito, ospita al centro un'elegante piastra metallica, nella quale è inciso il logo di Nokia di fianco al sensore della fotocamera. Il lato superiore vede il jack standard per l'uso delle cuffie e due sportelli che permettono di accedere al connettore micro USB per la carica e al vano per la micro SIM. Da notare la particolarità con la quale Nokia ha voluto creare questi alloggiamenti, che risultano facili da utilizzare ma al tempo stesso funzionali e comodi. Le due facce laterali, leggermente curve, donano un ottimo feedback durante l'uso del terminale e, unite al materiale con cui è costruito, risulta ottimale anche il grip. Il lato sinistro è completamente spoglio, mentre sul destro troviamo sulla parte alta i due tasti per la regolazione del volume, seguiti dal pulsante di accensione e spegnimento. A concludere i tasti fisici del Lumia 800, il tasto dedicato alla fotocamera. La prima qualità che si nota utilizzando il dispositivo è la fluidità del sistema operativo, agevolato ovviamente anche dalle sue specifiche hardware. La versione di Windows installata sul Nokia Lumia 800 è la 7.5 di Windows Manual. Tra le informazioni di sistema notiamo anche la memoria interna, pari a circa 14 GB. La qualità del display è forse uno dei punti di forza di questo smartphone, che nonostante non annoveri una dimensione in pollice esagerata, così come per la risoluzione, che non è una risoluzione HD, mostra colori nitidi e una definizione delle immagini davvero sorprendente. L'interfaccia utente risulta molto intuitiva e di piacevole utilizzo, anche con molte applicazioni aperte simultaneamente, gestibili tramite il multitasking del sistema operativo, il Lumia non sembra perdere in prestazioni. Molti gli account che si possono configurare, a partire dai più classici social network fino ad arrivare all'integrazione con il proprio account Xbox Live. Potremo avere accesso al nostro avatar, al gamer score, alla lista degli amici con relativa possibilità di scambiare messaggi e vedere la loro attività, oltre che ovviamente accedere alla lista dei giochi per la piattaforma Windows Phone 7 brandizzati Xbox Live. Il browser integrato, ovviamente, è Internet Explorer 9. Fluida la navigazione e ottima la risposta alle gesture. Pitch to zoom e scroll rapidi e piacevoli. Veloce anche il resize del contenuto in base alla dimensione dello schermo. Uno degli aspetti stilisticamente più curati è sicuramente la galleria musicale, dove in maniera molto chiara e piacevole vengono esposti brani musicali divisi per genere e artista, curati al meglio anche gli effetti di caricamento. Non poteva mancare il software.